imprevedibile. A volte non si esprime. Diventare nonni, l'esperienza che numerosi personaggi dello spettacolo esibiscono con amore. L'attrice Eleonora Giorgi ha affermato che gioca spesso con suo nipote per lasciargli dei bei ricordi. Mara Venier non perde occasione anche sui social per dichiarare che è totalmente pazza per il suo nipotino più piccolo. La splendida Paola Perego ha dichiarato che diventare nonna vuol dire essere mamma due volte, manifestando la sua immensa felicità. Dei super nonni molto presenti sono Albano e Romina Power. È diventata da poco nonna anche Maria Teresa Ruta, dichiarando che la nascita del piccolo Noah è la sua gioia più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché... Anche oltreoceano, condividere più tempo possibile con i nipoti è vitale. Star come Demi Moore e Bruce Willis dicono che il tempo con un nipote rigenera l'anima di giovinezza. Ma secondo un recente sondaggio effettuato negli Stati Uniti, la generazione Z, ovvero i nati dal 1997 al 2012, è all'ultimo posto per quanto riguarda i rapporti con i nonni. Questa generazione, seppur con il cellulare sempre in mano, li chiama pochissimo e li incontra raramente. Il Santo Padre, nella giornata internazionale dedicata ai nonni, ha lanciato un appello a stargli più vicino, soprattutto d'estate, stagione in cui la solitudine è più soffocante.